Quindi sin da bambino imitavo questi rumori. Pensate, avevo appena 3 anni che già imitavo i primi giocattoli. Mi ricordo, imitavo la nave che entrava nel porto. Tutti i miei amici, coetanei, bambini piccolini, tentavano di imitare con queste barchette di plastica in mano la nave che entrava. Questa è la nave che entra nel porto. Tu, questa è la mia. Tu, questa è la mia. Tu. Arrivavo io. Questa è la mia. Schettino, ma porco giù. Ogni volta capita questo. Oppure imitavo la Ferrari, la Formula 1. Tutti i bambini con le macchinette, mi ricordo, cioè, tentavano di imitare la Ferrari. Questa è la mia Ferrari! Vrum, vrum, vrum. Questa è la mia! Vrum. Questa è la mia! Vrum. C'era anche un amico mio che era un po' strano. Questa è la mia! Vrum. Ne faccio un'altra! Vrum. Arrivavo io ed imitavo la Ferrari che arrivava da Maranello, eh. Tutti i bambini si giravano. Arriva la Ferrari! Ferrari veloce. Se ne fuggiva la Ferrari. Ma la passione più vera, questa è stata in assoluto, è stata imitare il suono di un, non di un rumore, ma di uno strumento musicale che era la batteria. Un giorno sono andato al gabinetto, come d'altronde ci andiamo tutti, io avevo anche le abitudini di fare i rumori quando non c'erano. Ad esempio, se aprivo la porta del gabinetto, imitavo il cigolio della porta. E mio padre, convinto che ci fosse... Certa volta lo vedevo con una tanica d'olio, stava così mio padre. Ma non finisce mai sto rumore. Mi chiudevo nel bagno, ero timidissimo, quindi se non mi chiudevo bene non ero sicuro di meno. Anche l'allarme per sicurezza. Vedevo il gabinetto e fateci caso anche voi, il gabinetto con un po' di fantasia sembra il seggiolino del batterista. Io facevo anche i rumori del seggiolino, stavo lì. Mi sentivo troppo basso. Va bene così. E mi sono messo ad imitare la batteria. Proprio così facevo, proprio il batterista. Mio padre fuori dal bagno, chiude sta cacchia di radio, e dai fastidio, è pericolosa la radio nel bagno. Come avete sentito, io non so se il tempo... Sei arrivato in treno. Sono arrivato in treno, no, non sono arrivato in treno, vabbè, comunque, a parte sono arrivato in treno, spesso viaggio in treno, sapete, cioè qua è il treno, e si può anche immaginare che un rumorista possa fare il rumore del treno, no? Il treno. Ci sono altre cose da fare, non so, mi hanno detto di fare poco. Vengo, guarda, vengo Cristo. Io da te perché è un carissimo amico, quindi devo andare su richieste. Tu hai fatto un vagone merci, però c'è anche l'Intercity che ogni tanto deraglia. Ma il treno merci è diverso. Come? E ora c'è il treno a Freccia Rossa. Freccia Rossa, quella che qua la conoscete, deraglia, cambia corsia. No, il Freccia Rossa, se voi state alla stazione ferroviaria e passa, che non si ferma, non si ferma, non si ferma. Fa così, no? Attenzione, allontanarsi dal primo binario, treno in transito. Sta ancora a 10 km. Risuccia! Questo è il treno alla Freccia Rossa. Poi c'è il treno merci. Il treno merci è diverso qui. Thank you.
la mucca pazza. E questo invece è un treno, questo è l'ultimo treno, questo non so se voi avete mai sentito la metropolitana. La metro sta sottoterra, non c'ha nemmeno l'eco, di solito la metropolitana fa... Ma fa più niente perché non è come il treno normale. Quando arriva la metro a Roma, io ho vissuto per 20 anni a Roma, alle 7 di mattina c'è una folla impressionante, arriva... Le vecchiette a Roma sono organizzate. Non mi posto, bastardo! Poi ci stanno i momenti in cui purtroppo è tanto affollato che quando si chiudono le porte rimani sempre col piede di fuori, no? Aiuto! Aiuto! Sono rimasta col piede di fuori! Qualcuno mi aiuti! Ci penso io, signora. Ah, come gentile! Grazie. Alberto, sai che... Quando sei qua io non ti manderei più via. No, no, ci hai fatto il sorriso dentro. Devi guarda. Sapere, devi sapere che ieri Alberto, qui per 2 giorni ci sono state le frecce tricolore. Ah, allora, visto che c'è ci sono gli assessori, il comune, che penso che abbiano, anche perché ci vogliono 5 anni per avere le frecce tricolore da quello che ho chiamava da me subito. Ecco, chiamavamo lui e lui gli faceva le frecce tricolore. Ma anche perché negli ultimi tempi non faccio solo questo, anche i fuochi artificiali. Però facciamo le frecce di colore, sono passate proprio ieri mattina di qua. Ieri? Allora devo chiedere al fonico se mi dà un po' di gain, se no mi escono le emorroidi alla gola se faccio le frecce di colore. Se mi dà un po' di gain più forte, grazie, che così posso... Gain c'è? Gain? Si sente più forte? Okay. Arrivano signori, di nuovo, ieri sono state qui ma stanno anche di sera, pensate voi, le frecce tricolori. Guardate. Guardate, sono il cazzo le faccio, sono le faccio. Arrivano le frecce tricolori! E adesso i fuochi d'artificio. Questo dei fuochi è nuovissimo, me la sono inventata quest'anno. Pensate, ho fatto uno spettacolo vicino Roma, è stato bellissimo, era la seconda volta che facevo lo spettacolo in questo paese, vicino Roma. E la prima volta vi ricordavo che dopo di me di solito facevano i fuochi artificiali. Quella sera non ho chiesto, ho detto ma sicuramente sarà la stessa cosa. Ragazzi, non andate via, dopo di me ci sono i fuochi artificiali. Tutti i bambini, non ci stanno sordi! Facciali tu i fuochi! Poi i bambini sono belli, i bambini sono il sale, se lo sapete, il sale della vita. Quando bollo l'acqua, ce le buttasse dentro subito. Comunque, allora mi sono messo a fare il fuoco. Poi questi erano pure rompiscatole perché chiedevano proprio le particolarità del fuoco. Facci sentire il mortaio! Mortaio? Che cammino? Vabbè, sapete, quando sparo. Un bambino da lontano. Fammi pure le stelline! Ho detto, ma sto cazzo di bambino, dopo vai a giocare sull'autostrada però a pallone. E ho fatto le stelline, no? Mi sono potuto inventare questa stellina che cadeva e ho detto, ma che ci farò? Vabbè, quel momento ho detto, vabbè, come la faccio in questo modo? E ho fatto le stelline. Alberto Cagliazza! Grazie! Le stelline! Sei tu la grande stella!